rispetto all'emergenza e al tessuto sociale che andavamo a implementare. Tanto che rispetto agli altri progetti passati, appunto come diceva la raccolta dei fondi, sappiamo già la destinazione d'uso che se ne farà. Abbiamo iniziato a raccogliere soldi per una bassa manetta che porterà i bambini nel territorio marchigiano e che gli consentirà di fare delle attività sportive. Poi il secondo progetto sarà quello appunto sempre di una manetta per i disabili di calcio e così via. Sono piccoli importi che però riusciamo a realizzare da qui a entro 2 mesi. Questo è l'obiettivo della nazionale, in modo tale che poi sia chi devolve comunque il contributo sa esattamente che l'utilizzo verrà fatto con trasparenza, visto che poi tutti gli scambi degli SMS solidali che purtroppo abbiamo avuto il piacere di scoprire. E quindi insomma questo è grazie, probabilmente senza di questa non si sarebbe fatto.